Shalom a tutti. Sappiamo che siamo in un mondo dove purtroppo non viene più considerato lo sforzo di una persona, ma tutti vogliamo vedere solo ed esclusivamente il risultato finale. E purtroppo questo ha un effetto negativo sulla nostra psiche. E mi spiego. Quando una persona fa una gara, uno sportivo va a fare una gara, non guardiamo quanto lui si è impegnato, guardiamo se lui vince o se lui perde. Un bambino a scuola, se ha la sufficienza o se ha il voto massimo, è un bambino eccellente. Se invece non arriva alla sufficienza, anche se non si è impegnato, anche se si è impegnato, non è arrivato alla sufficienza. E così è in ogni cosa della nostra vita. Noi ci sentiamo sempre più poveri e sempre meno bravi perché? Perché se non sei arrivato in vetta, se non hai successo, sei un fallito, se non sei riuscito nel tuo intento, sei un poco di buono. Ma la gente non va a guardare quanto questa persona si è impegnata. Vediamo invece che nel mondo della Torah è tutto l'opposto. E questo fa vedere la meraviglia di come Hashem guarda la nostra vita. All'inizio del libro di Shemot parliamo di Mosè. Il bambino è stato messo nell'acqua. E arriva Abati alla fine del faraone che lo vede e lo vuole salvare. Noi leggiamo come una storiella molto semplice che lei l'ha salvato, ma se andiamo a vedere la verità, Abati era molto lontana da Mosè. Eppure c'è scritto che lei ha allungato il suo braccio per poter salvare il bambino. Ma umanamente era impossibile che lei potesse arrivare al bambino. Perché allora Abati ha allungato il braccio se era così lontano? Perché lei ha detto, gli faceva tenerezza a questo bambino e voleva salvarlo, ha fatto di tutto per salvarlo, ha messo il suo massimo e quando Dio ha visto il suo impegno, la sua sincerità, ha fatto un miracolo e lei riuscì a salvare Mosè. Tra parentesi, Mosè era il nostro salvatore di noi ebrei. Forse se lei non allungava il braccio, noi oggi non eravamo qui. Perciò Dio ha premiato il buon intento che ha avuto questa ragazza. E lo stesso concetto lo vediamo nella nostra parasha, ormai stiamo parlando da tante settimane della costruzione del santuario, tanti pezzi, tanto mobilio, finalmente tutti i pezzi sono stati creati e nella nostra parasha Dio comanda a Mosè, adesso tu da solo dovrai erigere tutta la struttura. Mosè dice, ma Dio, ma come faccio? Pesa, io non sono così forte. E Dio cosa gli risponde? Non avere paura, Mosè. Tu cominci a fare e io ti aiuterò, io completerò quello che tu non riesci a fare, però tu devi metterci il massimo. E questo è quello che Hashem vuole da noi. Hashem vuole che noi mettiamo tutta la nostra forza, tutto il nostro impegno, la nostra capacità. Se poi ne riusciremo a fare tutte le mitzvot, a studiare tutta la Torah, non è importante, però almeno potremo dire ce l'ho messa tutta, ci ho provato, non sono arrivato in vetta. Ma potrò migliorare. Ma chi proprio non ci prova neanche, questo invece è veramente un perdente. Stanotte, quando vai a dormire e vedi che non sei riuscito a fare tutte le mitzvot, o non sei riuscito nella tua vita personale, non guardarti come un fallito, ma al contrario, guardati come un vincitore. Perché? Perché sei riuscito a dare il tuo massimo. E se dai il tuo massimo, anche se non arrivi in fondo, sei comunque agli occhi di Hashem un vincitore. Shabbat shalom a tutti. Questa è la parasha di Chazak. Finiamo il libro di Shemot. E le ultime tre parole che diciamo in ogni libro è Chazak, Chazak, venit Chazek. Forza e rafforziamoci. Perciò noi dobbiamo sapere che in questo momento abbiamo una forza grandissima e chi ci mette tutto, alla fine Hashem aiuterà. Forza e coraggio. Chazak, Chazak, venit Chazek. Cause I